Calcio d'estate, il risultato conta fino a un certo punto, questo 2-2 però forse lascia un po' di rammarico. Atteggiamento giusto, tipica partita di ritiro, con i ragazzi un po' imballati, però c'era tanto da vedere, da osservare, i ragazzi nuovi, come rispondevano quelli che magari ci hanno sorpreso in un modo positivo l'anno scorso, e quindi siamo soddisfatti. Come stanno Coria e Bevis, che hanno fatto bene ma poi hanno dovuto lasciare il campo un po' prima? C'era anche un po' di apprensione per l'argentino. E questo ne può parlare lo staff medico più di me. Sono usciti sia per una botta che sempre una contrattura per Bevis, però sono tutti dei accertamenti da fare che se ne occupa lo staff medico. Magari lascio che parlino loro di queste cose. Un giudizio complessivo sui sei nuovi, c'era peraltro subito l'immediato esordio di Palma e c'è questo Ebuì che alla fine è sempre andato a segno in queste tre amichevoli, ma è comunque un segnale confortante. Sì, guarda, l'attaccante sempre che fa gol, fare gol aiuta a fare gol, no? Si dice così. E gli attaccanti ogni volta che segnano sempre un'iniezione di fiducia che hanno, ma quello che ci interessa è l'atteggiamento, il modo di lavorare, che capiscano il mister cosa vuole, i movimenti, e stanno rispondendo tutti alla grande. Penso che il gol in sé sia proprio una gratificazione molto, molto importante per qualsiasi punta come voi. Palma vi dà insomma un'importante opzione lì in mezzo al campo, peraltro un giocatore proprio in rampa di lancio in uno dei momenti migliori della sua carriera, come ha dimostrato la breve parentesi alla Turris. Sappiamo che è un profilo importante, l'ha dimostrato da subito dal primo allenamento e oggi ha risposto come ci aspettavamo. Secondo me un passettino indietro giusto fisicamente, ma è qua apposta, siamo in ritiro apposta e contiamo su di lui. Lo aiuteremo a mettere al 100% e contiamo molto su di lui, l'abbiamo preso proprio per questo. L'ultimo terzo di gara, un calo, come ve lo spiegate? Forse incidono anche questi carichi di lavoro che in fase di ritiro sono sicuramente importanti. Guarda, calo virgola, io penso che il prof stia lavorando molto molto bene, miratamente. Se c'è un valore aggiunto in questa società, lo dico apertamente, penso che sia d'Ascola, non lo nascondo. Il calo penso che sia più nel modo di giocare, no? Nel secondo tempo, l'ultima frazione hanno giocato molti giovani insieme e questo a volte cala un po' il gioco, no? Per dirti, Thomas Gillet, che sta provando dei movimenti che non ha mai fatto e ha risposto alla grande, però magari un po' più concentrato sui movimenti che le chiede il mister, che la testa non è così libera di lasciare lui la sua fantasia, e come lui tanti altri. Quindi penso che se c'è stato un calo sia anche per questi particolari qua. Tanti aggregati avete già scelto o se ne parlerà insomma a fine ritiro per capire se qualcuno rimarrà con voi per tutto l'anno? Questo vedremo. Stiamo ancora osservando, c'è Mattia Barriga peruviano, un talento peruviano che stiamo osservando, e poi c'è D'Ambros che lo stiamo osservando. Diciamo che è presto per dirlo, aspetteremo la fine del ritiro e decideremo se cosa fare, che decisione prendere. Per quanto riguarda invece il mercato più importante e più atteso, quello degli over, manca qualcosa lì davanti? Sì, lo possiamo dire tranquillamente, ma siamo tranquilli, stiamo seguendo dei profili molto importanti, di quelli che non è facile convincere subito, però abbiamo piano A, abbiamo piano B. Non voglio esprimermi più di tanto, anche perché sono operazioni delicate che cercheremo a tutti i costi di portare a buon fine e accontentare tutti i tifosi, tutti quelli che amano l'FC per fare un bel regalo. Però bisogna aspettare per questo. Concluso il lavoro nel Lazio, come vi orienterete per cercare di arrivare pronti all'esordio in Coppa e in campionato? Guarda, per ora lasceremo tre giorni liberi dopo il 28, che torniamo a Messina,
Per il momento abbiamo deciso di darli 3 giorni e poi riprendere con la settimana tipo, no? Però queste sono, come ti dico, sono decisioni che possono anche variare, perché abbiamo la fiducia al 100% di Dascola, che ci piace lasciargli questo spazio. Lui è una persona molto professionale che noi contiamo molto su di lui.